Salve a tutti, benvenuti nella seconda puntata della stagione dell'MSP. Nello scorso episodio, la squadra di Mr. Brunetti è riuscita a strappare un sorprendente pareggio contro il Mesola ed è pronta ad affrontare la sfida contro il Bubano, squadra con cui Samuel ha già avuto dei trascorsi negli anni passati. Riuscirà la squadra guidata da Mr. Brunetti a prendersi la rivincita e a portare a casa i tre punti? Scopriamolo! Anche chi entra riesce a dare lo spirito giusto e aiutare i compagni che stanno già giocando da tanti minuti. Secondo me contro una buona squadra poi il risultato bene o male credo che sia stato anche giusto e corretto. Su quello che abbiamo fatto noi allora, sulla fase difensiva abbiamo concesso qualcosa perché l'abbiamo concesso, ma come dico sempre concedi anche perché esistono gli avversari, perché sennò quelle partite sarebbero 0-0 senza nessun tiro in porta. E noi abbiamo concesso di clamoroso, dove ha parato bene Simone che ci ha salvato a botta sicura. L'altra quando l'ha salvata Ricky, secondo me quello fa parte del gioco, nel senso, cioè noi abbiamo i difensori finché non tirano in porta che possono intervenire, quindi poi non eravamo messi benissimo, eravamo un po' sbilanciati. Niente di così preoccupante, perché non ci hanno messo sotto per tanti minuti nella nostra metà campo. Io guardo soprattutto quegli aspetti, più che gli aspetti di errore individuale adesso, proprio come atteggiamento di squadra. Comunque abbiamo alternato, abbiamo attaccato, ci hanno attaccato, poi per buona parte del secondo tempo, forse per scelta più che loro, oppure perché noi spingevamo di più, loro si sono abbassati molti. Dai, prof, ci siamo! Ragazzuoli, ci siamo, oggi è finalmente domenica. Stiamo andando ad affrontare la seconda giornata di questo nuovissimo campionato contro un'avversaria che abbiamo già avuto in passato ben 2 anni fa. Se vi ricordate bene, per i fedelissimi, li abbiamo scontrati per il vertice della prima categoria quando dovevamo cercare di salire in promozione contro per la promozione diretta del campionato, signori, che poi alla fine hanno vinto loro e noi siamo passati ai playoff contro il Pontecchio, signori, dove appunto ho ricevuto quel calcio in faccia. Ora stiamo andando là e a distanza di 2 anni ci rincontriamo in questo nuovissimo girone di promozione e andremo a vedere un po' se le cose sono cambiate oppure no. E appunto per questo, ragazzi, molto probabilmente non partirò titolare. Lo posso capire perché purtroppo non mi sono allenato tutta la settimana con la squadra. L'importante comunque sia è che la squadra ci sia, che la squadra sia pronta per questa seconda giornata di campionato. Adesso noi siamo appena arrivati al campo e siamo pronti per scoprire sia la formazione che quello che avrà da dire il mister. A dopo, signore. Let's go! È caldo anche oggi, quindi gestiamoci bene le energie, cerchiamo di essere intelligenti nei momenti di recupero, che può essere palle native, palle laterali, è tutto, perché conta parecchio. Altra cosa è il terreno, che non deve essere un alibi, ma è un fattore, quindi già noi siamo abituati comunque a lavorare su un terreno pari, sintetico, e tutto. Qua non è tanto il discorso dell'erba, qua è solo un'erba che il rimbalzo, non lo so, della palla può darsi
dei pensieri per tutte e due le squadre comunque. Quindi prima regola, non rischiare un cazzo, soprattutto nella nostra metà campo. Metti caso, non riusciamo a fare molti passaggi nella nostra metà campo. Se fosse così andiamo direttamente sopra. Retropassaggi al portiere limitati ai minimi termini e tutti fuori dallo specchio della porta. Ok, queste cose qua devono essere cose molto importanti nella partita, oltre che pensare al discorso dell'avversario e di chi scende in campo inizialmente da noi. Ok, quindi bisogna remare sempre tutta la stessa parte, sempre con la stessa testa. Io quando vedo che la squadra porta a casa il risultato, quando faccio anche dei cambi, vuol dire che la mia squadra ha tutti gli elementi capaci di stare dentro al match e di fare il risultato. Per noi staff è la cosa più importante che possiamo fare. Ora abbiamo già spiegato come abbiamo voluto impostare la stagione e al momento sta pagando, ripeto, nella maniera più assoluta, sia durante le sedute, che c'è sempre un bel ritmo nelle partite, nelle situazioni e tutto, e sia la domenica quando faccio l'11, e questo per noi deve essere un vantaggio. Bye. Dallo stadio di Bubano un buon pomeriggio dai Matosci Live, la seconda giornata di campionato promozione Bubano MSP. Entrambe arrivano da un pareggio nella prima giornata di campionato, quindi sono alla ricerca del riscatto. Oggi l'MSP senza Samuel in mezzo al campo, il mezzo laterale direttamente dentro l'area di rigore, deve uscire in due tempi Farina e fa suo il pallone, classe 2005. Emblematica qua l'indicazione del mister, poi attenzione con gli Ormella, non c'è tempo da perdere, col suo mancino allontana la difesa, ha provato a sfondare il numero 10, ad accendersi con gli Ormella. Rale, eccolo qua Polino che riceve dentro l'area di rigore, ha il problema di girarsi, lo fa molto bene, poi mette in mezzo e con un rimpallo però guadagna corner. Da qui sembrava rimessa dal fondo. A rilancio Pechini, profondissimo direttamente nell'area di rigore avversaria dove si lotta, attenzione con il pallone messo in mezzo a cercare con gli Ormella, con il mancino, con gli Ormella si presenta davanti a Farina, forse anche commettendo un fallo. Ancora il Bubano in avanti con questi palloni lunghissimi che mettono fastidio, però la retroguardia di Bertone dal Monte. Attenzione, vediamo ancora il Bubano con il destro, la conclusione da parte di Ponticelli. Pallone dentro l'area di rigore, attenzione, difesa attenta e quindi guadagna anche fallo e sarà calcio di punizione. Parte il cross di testa, ci ha provato dal Monte. Calcio d'angolo, arriva il fischio dell'arbitro, mucchio in mezzo all'area di rigore, arriva un colpo di testa però finisce alto. Ancora MSP che prova a uscire palla al piede, non ci riesce per il buon pressing del Bubano quando mancano 3 minuti al termine del primo tempo, sempre 0-0. Entrambe le squadre hanno già pareggiato nella prima uscita stagionale in campionato, quindi prevedo un arrembaggio da parte di entrambe per la vittoria nel secondo tempo. In questo momento però ci prova l'MSP, rientra Comastri, prova allora a subentrare Inek. Ancora Inek che riceve dentro l'area di rigore, parte la conclusione potentissima ma non precisa. Più MSP in questo primo tempo. Arriva il fischio dell'arbitro, 0-0 nella prima frazione di gioco. Si ricomincia con gli stessi 11 per entrambe le squadre. Con il Bubano che deve fare di più, soprattutto in casa contro questa MSP che si è presentata molto bene. Parte il cross dentro l'area di rigore. Colpo di testa Pechini, se la ritrova lì. Vediamo ancora il Bubano, un po' più aggressivo, un po' più coraggioso in questo secondo tempo. Allora Tumulo prova ad allargare per Pollino. Il numero 10 prova a diventare. Con il suo destro rientra, mette in mezzo molto bene questo pallone che però viene allontanato dalla difesa. Ma insiste ancora il Bubano. Sul lato corto dell'area di rigore, out di destra, parte il cross in mezzo. Pechini, Superman.
l'MSP. Ora prova ad andare alla conclusione deviata. Allora facile per Farina. Rimessa laterale, ancora battuta profonda dentro l'area, ma è la difesa del Bubano ad avere la meglio. Deviazione, poi insiste la conclusione da fuori, ancora una volta potente ma poco precisa, è stata anche deviata. Calcio d'angolo battuto a rientrare, non la tocca nessuno, la palla che si spegne direttamente in fallo laterale. 57 sul cronometro, Pollino sul primo palo, poi ancora una possibilità per il numero 10 che punta l'uomo. Parte il cross, allontana molto bene dal monte. Si lotta, la palla che non viene fatta rimbalzare dalla difesa dell'MSP, ma si crea un'occasione per il Bubano. Attenzione, dentro l'area protestano, la palla ce l'ha Pechini. Bubano che insiste sempre di più in questi ultimi minuti. Sull'out di destra prova a rientrare con il mancino, la palla che arriva buona per Gurioli che fa 1-0 con il mancino dentro l'area di rigore, non sbaglia, battuto Pechini con una deviazione, se l'è ritrovata lì dentro l'area e non ha perdonato. 20 minuti al termine, deve trovare qualcosa e provare qualcosa di più l'MSP. Lo fa adesso con questo cross in mezzo, deviato. Rilancio di Farina, saltano in due, nessuno la prende. Allora c'è la possibilità per il Bubano. Bertan perde il contrasto. Tedesco incrocia con il destro e al 72esimo fa 2-0. I padroni di casa sfruttano al meglio le indecisioni della difesa dell'MSP. E qua Tedesco con un diagonale batte Pechini. Pechini con un rilancio molto lungo a cercare le due punte che stanno lavorando molto meno rispetto al primo tempo. Infatti l'MSP fa fatica a rimanere lì in zona d'attacco. Facile qua per Farina. Sempre Pechini, ormai regista offensivo di questa MSP nel secondo tempo. Provano ad andare sulle seconde palle. Poi arriva un fischio, sarà calcio di punizione. Parte la conclusione centrale. Ci ha provato così. Forse è l'ultimo assalto della partita, almeno per accorciare le distanze. Poi arriva la conclusione deviata. Ancora insiste l'MSP con questo mancino che arriva facile per Farina. L'arbitro Franceschi ha già il fischietto in bocca. Arrivano i tre fischi. 2-0 per il Bubano sull'MSP in questa seconda giornata di campionato. Un saluto e un ringraziamento da parte di Matteo. Ragazzi, purtroppo questa seconda giornata di campionato è andata così. Brutta e amara sconfitta. Partita che era partita, diciamo, in bilico, perché fino al primo tempo è stata veramente equilibrata come partita. Poi nel secondo tempo hanno avuto due chiare occasioni e due volte ci hanno punito. Io purtroppo non ho giocato, non sono nemmeno entrato perché, come avevo già detto prima dell'inizio della gara, questa settimana io non ho fatto nemmeno un allenamento perché a causa lavorative sono dovuto mancare. Speriamo che per la prossima settimana non ci siano più scuse, nel senso da parte mia, perché non devo andare più da nessun'altra parte, quindi farò di tutto per giocare la prossima partita. Io come sempre ci tengo veramente tantissimo a ringraziarvi del sostegno, perché ogni volta che andiamo fuori casa siete veramente in tantissimi. Da inquadrare tutti i ragazzi che mi vengono sempre a sostenere. Mi raccomando ragazzi, il mio invito è sempre un invito a farlo in maniera sana, ok? Quindi rispettare sia l'avversario che noi, o noi rispettare l'avversario sempre. Mi raccomando, perché tutto quello che dite si sente sempre in campo. Quindi mi raccomando, cercate di comportarvi bene. La musica è cambiata sia nella prima partita sia in questa seconda partita, le squadre sono più fisiche e quindi il gioco è un po' più tosto. Sapevamo che questo girone è un girone veramente difficile, più difficile del girone scorso, e infatti queste due partite ne sono la riprova. Ragazzi, non sarà semplice perché è tosta, è tosta. Non dobbiamo sottovalutare nessuna di queste partite che ci manca,
e dobbiamo cercare appunto di trovare questi tre punti, ma soprattutto di far girare la squadra. Quando si perde è colpa di tutta la squadra e non solo del singolo, quindi tutti ci assumiamo le nostre responsabilità. Funziona così, lavoreremo di gruppo, lavoreremo di squadra per fare ancora meglio. Speriamo bene per noi, forza sempre MSP, fatemi sapere come avete visto la squadra in questo episodio. Da Imola è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi, let's go!